Salve popolo di GS Radio e GS Television e benvenuti da Rugantino e Miss Alexis a una nuova puntata di The Wrestling Corner. Abbiamo cominciato con la mia solita voce squillante, come viene definita, però oggettivamente questa puntata è un po' particolare perché la stiamo registrando ad hoc, se così si può dire, per ricordare purtroppo un personaggio del mondo del wrestling che è scomparso qualche giorno fa. E stiamo parlando chiaramente, perché penso che lo sappiate tutti, di Shad Gaspard, che purtroppo è morto in situazioni alquanto tragiche mentre nuotava con il figlio. E proprio per salvare il figlio si è sacrificato praticamente affinché il bagnino che era arrivato in loro soccorso durante, diciamo così, una sorta di tempesta, chiamiamola tempesta marina, non è proprio il termine esatto, comunque c'è stato una grande, diciamo, concomitanza di correnti forti mentre stavano nuotando a Long Beach e sono stati soccorsi dai bagnini, anzi dal bagnino che li ha visti. Però siccome Shad era oggettivamente molto corpulento, attenzione, non grasso, perché era proprio bello fisicato, alto 2 metri e 1 centimetro per non so quanti chili, e quindi il bagnino non poteva intervenire, almeno da quello che ci è stato raccontato, per salvarli tutti e due. In quel momento Shad ha deciso, da padre, da ottimo padre quale si è dimostrato di essere, di dire al bagnino: pensa a mio figlio e poi se ce la fai mi vieni a recuperare. Così ha fatto il bagnino, che è riuscito a ritornare sul luogo dove c'era anche Shad, però purtroppo poi non lo ha trovato più perché le correnti erano così forti che anche un atleta del suo livello, della sua potenza, non ce l'ha fatta resistere e quindi il mare di Venice Beach, se ricordo bene, se la memoria non mi inganna, il luogo preciso dove è accaduto l'evento, ha portato via il corpo di Shad, che è stato ritrovato dopo 2 giorni circa di ricerche che a un certo punto sembravano quasi essere state sospese, tant'è vero che un altro ex wrestler della WWE, Chris Masters, si era offerto volontario per formare una squadra per continuare a cercare l'amico che continuava a non essere trovato. Purtroppo invece poi è stato ritrovato, non per come si sperava, è stato ritrovato il suo corpo senza vita sulla spiaggia, e quindi adesso abbiamo deciso di realizzare proprio questa puntata speciale di The Wrestling Corner per ricordare la memoria di Shad Gaspard, che ha militato tra le altre cose proprio in WWE per circa 4 anni insieme a JTG, con il quale formava la coppia dei Crime Time, che era una coppia molto simpatica, allegra, che insomma ci ha tenuto compagnia per molto tempo. Ecco, purtroppo abbiamo dovuto dare anche questa notizia, che tra l'altro arriva a distanza praticamente di un anno con quello che era successo il 16 maggio dell'anno scorso, del 2019. Qui lascio un attimo la parola a Miss Alexis. Sì, purtroppo, come dici tu, questo avvenimento cade quasi a un anno da un'altra triste notizia, che è stata quella della morte di Ashley Massaro. Come tutti sappiamo, ha militato in WWE dal 2005 al 2008, aveva vinto il Diva Search Winner nel 2005, c'è stato un periodo in cui appunto si faceva questo piccolo concorso spettacolo dove la vincitrice aveva il contratto di un anno
abbiamo visto atlete come CCM o anche che non hanno vinto altre future atlete WWE come Michelle McCool, le sorelle, le gemelle Bella. Quell'anno vinse Ashley ed ebbe una grande visibilità anche perché fu associata a una Trish Stratus che ritornava da un infortunio. Quindi la sua immagine ha avuto un grande spicco grazie a questa amicizia sullo schermo e poi anche sulla vita reale, sul ring anche sulla vita reale, con Trish Stratus. Quindi ha avuto una bella, diciamo, kermesse, possiamo dire, di match avuti a Raw, avendo poi avuto passaggi a SmackDown, anche un match a WrestleMania contro Melina per il titolo. Quindi diciamo che nonostante non sia stata la più blasonata tra le atlete della WWE, ha lasciato comunque il segno. E purtroppo l'ha lasciato anche l'anno scorso con questa triste notizia della sua morte. Pare avvenuta purtroppo per suicidio a causa di una brutta depressione. Che dire, è una brutta cosa anche perché lascia una figlia che lei ha cresciuto da sola. Fortunatamente molte amiche, colleghe di ring si sono mosse per creare un fondo college per questa ragazza, però purtroppo Ashley non c'è più e come Shed purtroppo questa è una puntata molto triste. Infatti è una cosa alquanto strana, se così possiamo dire, il fatto che proprio a distanza proprio di un anno più o meno preciso dalla morte di Ashley sia capitata anche questa tragedia di Shed Gaspard, che ha lasciato la famiglia, la moglie e il figlio, che per grazia del cielo è stato salvato, come abbiamo detto. E quindi niente, questa puntata di The Wrestling Corner finisce qua, anche perché, ripetiamo, l'abbiamo voluta fare a parte proprio per dedicare tutto il tempo e l'attenzione che meritava Shed Gaspard, in particolare adesso, ma anche la memoria di Ashley, che è scomparsa proprio un anno fa di questi tempi. E quindi ecco, in modo molto più tranquillo del solito, vi do, sia io che Miss Alexis, vi diamo l'appuntamento alle prossime puntate nelle settimane a venire di The Wrestling Corner e anche a tutti gli altri podcast e altre trasmissioni che stanno andando in onda su GS Radio in questo momento. Quindi da Rugantino e Miss Alexis, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti, ciao.